gonna walk all over you. Intanto fare squadra, perché i ragazzi si sono allenati insieme il pomeriggio, quindi hanno giocato insieme, hanno fatto gruppo e questa è stata una cosa bella. Il fatto che i giocatori della Regina siano venuti nella loro scuola e loro abbiano potuto fare delle domande, chiedere che cosa mangiavano al dottore, a Simone, chiedere che cosa fanno agli allenamenti, è stato importantissimo, perché loro non sanno come vivono questi giocatori, che cosa fanno poi durante la giornata, e quindi è stato molto importante. Positivo sicuramente, perché lo sport per l'ennesima volta viene utilizzato come materia trasversale a tutti gli altri insegnamenti per proporre valori, insegnamenti di tipo etico, convivenza civile e quant'altro. Di fronte a una proposta che viene dal calcio e soprattutto dalla Regina Calcio, dalla casacca Amaranto e da tutto il resto, provoca delle emozioni intense e porta i ragazzi a fare qualsiasi cosa. Allora vanno sul campo e danno il massimo, stanno in palestra ad ascoltare l'intervento dei loro campioni e si esaltano a mille in situazioni emotive ed emozioni che non dimenticheranno mai. Vengono a proporre il loro piccolo progetto di restyling del cortile della scuola dopo aver lavorato il pomeriggio precedente per affinarlo, ma per tutti 2 o 3 mesi è a dibattere su come andrebbe fatto. Certamente per me è stata un'esperienza nuova, mai vissuta, quindi il rapporto con i ragazzi e le domande che mi hanno fatto mi ha lasciato molto, perché mi ha fatto tornare i ricordi in mente. Spero di aver lasciato anche a loro qualcosa e spero che questa iniziativa venga seguita anche nei prossimi anni.